Mattinata abruzzese per il premier Paolo Gentiloni, che ha visitato le zone terremotate in provincia dell'Aquila, prima Campotosto con la diga di Campotosto e poi Capitignano, dove ci troviamo e dove proprio alle nostre spalle qualche ora fa ha tagliato il nastro per l'inaugurazione della nuova scuola dell'infanzia di via Roma, qui nel piccolo centro in provincia dell'Aquila. Abbiamo bisogno di certezza, abbiamo credo un impianto legislativo che fornisce gli strumenti amministrativi e economici per la ricostruzione, anche se, ripeto, con tempi che non saranno semplici, e abbiamo bisogno di un qualcosa che non è soltanto l'istituzione che può dare, ma che è qualcosa che la comunità, le nostre famiglie, i nostri comuni, lo spirito di comunità che anima le terre abruzzesi ci deve dare, e cioè la speranza, perché quello che colpisce in quanto è accaduto nell'ultimo anno è la ripetizione dei fenomeni che abbiamo avuto, e di fronte al ripetersi di fenomeni come questo, peraltro un ripetersi non nuovo in queste terre d'Abruzzo, è straordinario vedere come comunque ci sia una volontà di continuare, di ricominciare, di riaprire attività imprenditoriali, di inaugurare scuole, di continuare ad abitare questi luoghi. Una scuola che si inaugura è un inno al futuro, ha detto il premier. Dobbiamo andare avanti tutti insieme in questa ricostruzione post terremoto, ha detto il presidente del Consiglio, arrivato qui in Abruzzo assieme al commissario per la ricostruzione Vasco Errani, accompagnato anche dal presidente della regione Luciano D'Alfonso. Mantenere viva la speranza e fare il più possibile per una ricostruzione accelerata. E quello che ho assicurato naturalmente ai sindaci è che, oltre all'impianto legislativo e finanziario che è in campo in modo evidente, ci sarà da parte del governo e mia personale un impegno continuo per esserci e per dare una mano. Ma intanto abbiamo preso atto della capacità dell'invaso di Campotosto non solo di trattenere acqua e di produrre energia idroelettrica, ma anche di rendere certa la sicurezza. Noi tenevamo a questi tre aspetti: la capacità idroelettrica, la capacità anche idrica per l'economia agricola, e poi soprattutto che tutto fosse in sicurezza, anche per corrispondere a quell'assurda posizione comunicata dalla Commissione Grandi Rischi. A distanza di quasi 12 mesi ormai, noi siamo nella condizione di poter dire che quell'impianto è stato verificato e anche validato ulteriormente. Ci sono tutti i documenti sia di protezione civile che di eventuale evacuazione. Poi abbiamo ragionato con i vertici di Enel, con l'ingegner Starace, alla presenza del presidente Gentiloni, per fare in modo che sia certo il programma di investimenti annuali quanto alla rete che distribuisce la copertura elettrica in Abruzzo. Ho detto anche che mai più deve verificarsi che la neve possa interrompere l'erogazione dell'energia elettrica. Noi abbiamo la struttura normativa più adeguata possibile, mai abbiamo avuto una struttura normativa come quella di questo terremoto. Abbiamo le risorse finanziarie, abbiamo le risorse anche umane. Adesso quello che c'è è da mettere in rotazione questa produzione industriale che sarà la macchina della ricostruzione. La situazione a Capitignano, la luce delle ultime scosse, è brutto dire, ci sono persone che si stanno assuefacendo a questo, non va bene da un punto di vista chiaro, non bisogna perdere la speranza, la pazienza, la forza di volontà di andare avanti. Noi già abbiamo a monte dal terremoto del 24 agosto, culminato il 18 gennaio con epicentro a Capitignano proprio, e diciamo c'è stato uno spostamento delle persone verso il progetto Case dell'Aquila. Adesso stiamo procedendo a tappe forzate, grazie anche all'impegno forte della protezione civile abruzzese e nazionale, con la costruzione delle SAI. Noi costruiremo adesso in questa fase 18 SAI, quindi 18 famiglie torneranno a Capitignano credo entro la metà di novembre, e questo ci dà una soddisfazione. Io chiedo al Presidente del Consiglio innanzitutto di velocizzare tutte le procedure, dare più potere ai sindaci, e se è il caso, crediamo che sia indispensabile, poter istruire le pratiche dai comuni stessi.